Buonasera amici del Romanista, eccoci per un'altra puntata di Romanista TV. Al mio fianco Giulio Cupellaro, al suo grande esordio qui dalla web TV del Romanista. Giulio Cupellaro, anima dei social media del giornale e tanto altro, da oggi anche speaker del Romanista TV. Buonasera Giulio. Buonasera Valerio, grazie per la presentazione, sono molto contento di iniziare anch'io questa avventura. Tra l'altro lo vedi oggi, la prima pagina di oggi, la andiamo subito a vedere. Quando inizia Cupellaro la web oggi, TV? Oggi è il giorno, è il grande giorno, insomma. No, non è vero, mi spiace. Non era per me, purtroppo. Tra l'altro è per un motivo molto meno allegro e molto più importante, con tutto il rispetto. No, è assolutamente più importante di me. Quando si farà lo stadio della Roma, certamente è la domanda, ma anche quando saremo certi di sapere quel giorno lì è il giorno in cui si inaugura, o quel giorno lì è il giorno in cui si mette la prima pietra. A questa è dedicata l'apertura del giornale di oggi. Trovate ovviamente il giornale in edicola ancora per poco, perché poi chiudono, se no certo, in digitale oppure sul nostro sito web, e trovate numerosi approfondimenti. E come vedete è un tema caldo, sia perché appunto è stato stimolato alle parole della sindaca Virginia Raggi negli scorsi giorni, ma anche perché appunto abbiamo fatto una serie di approfondimenti, abbiamo ripercorso un po' le tappe. Quanti sono i giorni da cui è in atto l'iter? Quando si farà non lo possiamo sapere. Possiamo sapere quanti giorni sono passati dall'inizio dell'iter. Sono 2444 giorni, quindi abbiamo visto, si sono succeduti diverse personalità in questo grande, sì, possiamo definirlo grande, lasso di tempo. Due papi, due presidenti della Repubblica anche. Due capitani della Roma, uno più importante dell'altro. E quindi speriamo che si possa sbloccare presto. Okay. Le basi ci sono, vediamo. Ottimo. Allora, noi stiamo in tema stadio, ma non parliamo del futuro, ma quantomeno del presente e del passato, ovvero... Assolutamente. E sempre tra i vari spunti, oggi ne dico con il Romanista, ce n'è uno sulle presenze e dei tifosi allo stadio, quindi c'è una classifica di come è andata questa prima porzione di campionato, e la Roma è terza, ovvero dopo Inter e Milan che possono contare, comunque bisogna dirlo, anche su su un settore popolare molto più capiente di quello dell'Olimpico, in quanto appunto le curve sono state ridotte anche di capienza negli anni, soprattutto mi sembra in seguito ai lavori per la finale di Champions League, quella tra Manchester e Barcellona. Quindi diciamo che stare sotto a Inter e Milan può anche essere normale. Certo, noi speriamo. Sì, storicamente hanno una media molto alta, sì, a Milano. Sì, diciamo, sì, pure che a Milano vai allo stadio in metro. Certo, molto più comodo arrivarci. Ti affacci alla tribuna e vedi i giocatori. Certo. Anche dal terzo anello, per quella che è la nostra esperienza di spettatori, si vede meglio. Quindi ecco, ne parliamo proprio con chi ha scritto l'articolo oggi, ovvero con Gian Vittorio De Gennaro. Buonasera Gian Vittorio. Buonasera ragazzi, buonasera. Ciao Gian Vittorio. Ciao. Allora, tu oggi hai scritto questo articolo che io ho qui sotto mano sulle medie spettatori all'Olimpico e in tutta la Serie A. E appunto, diciamo un dato positivo certamente, perché ecco, la Roma è sopra la Juve ad esempio, anche se ovviamente la Juve ha un impianto più piccolo, certamente più funzionale. E ovviamente non è neanche un dato che possiamo definire soddisfacente, se pensiamo uno a quanto è grande l'Olimpico, due alle medie magari anche di anni o soprattutto decenni passati. Assolutamente, intanto ovviamente è un dato positivo seppur parziale, perché ovviamente abbiamo analizzato le prime quattro gare casalinghe di Serie A, quindi Roma-Atalanta, Chievo-Verona, Frosinone e Lazio. Comunque bisogna anche considerare i tempi sono cambiati rispetto a qualche decennio fa, non ci sono più partite come Roma-Chievo con 60.000 spettatori per diversi motivi e diversi fattori, tra cui il costo dei biglietti, la vivibilità stessa dell'impianto e la semplicità poi nell'accedere allo stesso. Prendendo comunque queste quattro partite abbiamo ottenuto un totale al momento superiore ai 163.000 spettatori nelle quattro sfide, per una media che si avvicina di molto ai 41.000 spettatori a partita, che comunque è un dato più che positivo, appunto, perché guardando ovviamente le milanesi sono irraggiungibili, l'Inter sta sopra 57.000 e il Milan sopra 52. Detto questo, il quinto posto della scorsa stagione a fine campionato, dietro Inter, Milan, Napoli e Juventus, al momento quindi porta questo confronto a evidenziare insomma un miglioramento evidente a livello di media spettatori. Come dicevi tu, siamo sopra la Juventus, che ha sì un impianto più piccolo, ma siamo sopra di oltre 6.000 unità rispetto
diciamo alla squadra che utilizza l'Olimpico quando noi giochiamo fuori casa, insomma. O anche ad esempio siamo sopra di 12.000, e 12.000 unità al Napoli, che è sicuramente una piazza calda, anche se poi quest'anno è stata un po' scossa dalle proteste per il calo prezzi, anche lì, ecco, un Esattamente, tema importante. esattamente. Beh, il Napoli è sicuramente la squadra che ha avuto il crollo più evidente, insomma, a livello di spettatori. L'anno scorso chiuse al terzo posto con 43.050 spettatori di media. Quest'anno ha avuto un crollo, come dicevi giustamente te, soprattutto per la protesta di gran parte della tifoseria azzurra nei confronti della politica dei prezzi del presidente De Laurentiis. Il San Paolo quest'anno è un teatro, diciamo, vuoto, semi vuoto. Sì, tra l'altro E c'è pure questo. quel video di, quella giornalista inglese che è scandalizzata, che è passata come dire, nel percorso che si fa per andare alla sala stampa del San Paolo, e ha pubblicato questo video mostrando tutte le crepe, il degrado, e ovviamente comparato agli standard inglesi non c'è proprio partita, ma questo penso Beh, assolutamente, praticamente quasi tutti immagino, gli stadi d'Italia. avendo frequentato Anfield lo scorso aprile, immagino i tifosi napoletani quando andranno a Liverpool vedranno uno stadio all'altezza di una partita di Champions League, e in questo metto anche l'Olimpico, che non è all'altezza di impianti come ad esempio Anfield o come Stamford Bridge. L'anno scorso i romanisti hanno visitato due stadi inglesi, sono di un'altra categoria e sono perennemente pieni e stracolmi. Senti, noi Comunque, abbiamo sì. chiesto ai nostri lettori o ascoltatori, che dir si voglia, quali sono i principali disagi, perché poi ecco, ce ne sono proprio tanti, ognuno a seconda delle sue esigenze personali, dalla visibilità al parcheggio, Sì. può Sì, trovare i suoi. Leggiamo magari qualche messaggio che ci è stato scritto. diciamo che molti tifosi si lamentano soprattutto per il modo in cui debbano raggiungere lo stadio olimpico. In particolare parlano dei mezzi pubblici. In effetti, come dicevamo all'inizio di diretta con Valerio, Roma non ha una metro che porta davanti all'olimpico. Quindi, diciamo, questo è da un certo punto di vista un grande svantaggio. Comunque, diciamo, in particolare Giuseppina si lamentava appunto per i mezzi. E comunque anche per diciamo il caro prezzi, cioè, ci sono sempre insomma, che poi alla fine sono i soliti argomenti. Secondo te, rispetto allo scorso anno, Gian Vittorio si è fatto un passo avanti dal punto di vista organizzativo generale, complessivo? No, non credo assolutamente. A livello di mezzi pubblici, io non li utilizzo, ma lo noto, insomma, frequentando l'Olimpico, sono pochi autobus a disposizione, perennemente stracolmi, quindi è pure difficile accedere proprio sul mezzo. E come Il 2, il dicevate famoso 2. giustamente, esatto, il 2 e il 32, se non erro, che parte da Prati e porta fino a Tor di Quinto, un altro utilizzato molto da chi viene dal centro città. E come dicevate giustamente, l'assenza di metropolitana certamente è un handicap a tutti gli effetti, rispetto anche a stadi italiani, come giustamente dicevate, un San Siro è raggiungibile con la metropolitana comodissima, puoi scendere sia sotto il settore ospiti quando giochi con l'Inter della Sud, sia quando giochi col Milan nel settore ospiti sotto nord, perché hai addirittura due metropolitane a distanza di 400 metri. Diciamo che se dal punto di vista dei trasporti non è che sia migliorato molto, qualcosa è cambiato dal punto di vista forse dentro della vivibilità, più che altro per chi frequenta ad esempio le curve, ovvero con l'installazione dei palchetti, quantomeno i ragazzi che organizzano diciamo, i cori della curva sud non si devono più preoccupare di quelle multe assurde che arrivavano fino all'anno Quello scorso. assolutamente sì, E qualcosa c'è quello stato, assolutamente. ovviamente non sono cose che ti cambiano i numeri in maniera radicale, però ecco. E già indica una tendenza che magari speriamo poi si possa ripresentare anche quando sarà nel nuovo stadio, appunto. Speriamo che sia uno stadio in cui si possa fare il tifo liberamente, speriamo che sia davvero come dire, un posto Assolutamente, ma in cui la squadra avversaria entra e ha paura, nel senso ovviamente sportivo del termine. assolutamente. Comunque c'è anche da dire che il ritorno, tra virgolette, in questo ultimo anno e mezzo della curva sud, comunque porta molte persone ad avvicinarsi allo stadio. Sarebbe una bugia dire il contrario, perché spesso e volentieri molti bambini si sono innamorati della Roma anche frequentando lo stadio e guardando lo spettacolo degli salti. Quindi quello è un altro fattore che può aiutare ad attirare ancora più persone, ancora più tifosi allo stadio. Fermo restando il fatto che la politica dei prezzi non è cambiata, i prezzi sono rimasti pressappoco invariati,
quindi la crescita dipende sicuramente dai risultati, soprattutto in Champions League dello scorso anno, e da un'atmosfera sicuramente migliorata rispetto all'ultima stagione. Tra l'altro, ora tu non lo vedi, ma noi facciamo vedere agli ascoltatori che un po' anche tutto il mondo è paese, perché al Camp Nou di Barcellona il giornale Olé ha pubblicato, il giornale Olé è argentino, probabilmente non è stato il primo a pubblicarlo, però c'è questa foto dello spogliatoio del Camp Nou totalmente allagato, come se fosse un po' uno stadio all'italiana, no? Dopo le piogge Cioè familiare, torrenziali. un'immagine familiare, Diciamo, diciamo, sì, diciamo che senza anche fare la Spagna riferimento. ci sono problemi relativi al clima, cioè mi sa l'isola di Maiorca che sta in ginocchio per le piogge torrenziali. Intanto Valerio, scusami se ti interrompo, stanno arrivando parecchi commenti e parecchie domande, in particolare legati alle criticità appunto che abbiamo chiesto. Cioè Giovanni ci scrive alcune criticità che incontro nell'andare allo stadio riguardano più gli spazi esterni dell'Olimpico, ad esempio parcheggi e interruzioni, immagino, di traffico. Su questo si vede che non c'è nulla che si muove nella nostra direzione da parte dell'autorità. Secondo te ci può essere più collaborazione in futuro da questo punto di vista? Non parlo solo con l'autorità, ma proprio dal punto di vista organizzativo, Gian Vittorio? Dovrebbe assolutamente, dovrebbe esserci proprio un processo di avvicinamento al tifoso per rendere più semplice e più comoda l'esperienza dello stadio olimpico. Non avendo in Italia, a parte due o tre casi isolati, impianti all'altezza dei colleghi europei, bisogna trovare qualche escamotage a livello pratico, ad esempio a livello di controlli. Questa stagione sicuramente è migliorata la situazione. Non Sì, ho sembra molto ancora, più perché meno scorrevole. file, no? Sì. Anche se Non ho numeri ancora. Ho buoni. assistito a lunghe file, ma quelle ci stanno perché a ridosso della partita, magari disputata di sabato, con la gente che esce da lavoro e quindi si affretta, ci può stare. Però, ad esempio, per adesso, per fortuna, non ho visto e spero di non vedere persone a cui vengono tolte le scarpe, controlli invasivi. Diciamo che la situazione da questo punto di vista è migliorata perché entrare in uno stadio come fosse l'aeroporto più blindato del pianeta allontana le persone, non le porta a entrare sugli spalti con l'animo di festa, perché dovrebbe essere un momento di festa, di gioia. E ci stanno ancora ovviamente delle cose da migliorare perché io tuttora non capisco il controllare un documento con un abbonamento al primo tornello, al primo ingresso. Cosa porti a fare quel controllo quattro volte? A me è capitato di Sì. andare in Curva Sud quest'anno un paio di volte. Sì, io l'avevo cioè, entri la prima volta, fai vedere il biglietto e il documento, metti via, poi un'altra volta, ok, poi Certo. metti via, e poi un'altra volta ancora. E a quel punto dici, ma non basta vederlo una volta in maniera fatta bene, poi perché lo devi farti vedere? Poi bisogna anche mettersi nella testa magari del tifoso che non va sempre allo stadio. Io mi ricordo tempo fa addirittura dei controlli in cui venivano fatte levare le scarpe, ti ricordi Sì, Valerio? ma diciamo che in curva, ma anche in tribuna, spesso ci sono persone che magari si avvicinano e ci pensano bene, ci pensano due volte prima di tornare, magari spendendo cifre a due zeri per una famiglia, e un'esperienza che diciamo in un impianto abbastanza vecchio. Intanto salutiamo Piero Torri qui, Ciao che non Piero, vedete, ma che vi non. saluta. Ma Abelli c'è. Non lo vedete, ma c'è. dice. Gian Vittorio, noi ci sentiamo i prossimi giorni magari per approfondire qualche altro tema. L'articolo di Gian Vittorio De Gennaro lo trovate a pagina 5 del Romanista di oggi. Sì. Spettatori in crescita, solo a San Siro di più. E grazie mille, Gian Vittorio. Grazie a voi Ciao ragazzi, Gian buona serata. Vittorio. A presto. Bene, quindi quello dello stadio è sicuramente un tema molto sentito Noi speriamo e. sempre che, nonostante queste criticità, lo Stadio Olimpico comunque torni a riempirsi così come è sempre stato nella storia della Roma, perché il pubblico romanista è sempre stato veramente un dodicesimo uomo in campo. Quindi speriamo che comunque questo miglioramento corrisponda anche al resto della stagione, a partire appunto dalla gara contro la Spal. Abbiamo altri messaggi su Guarda, abbiamo delle Twitch? domande in particolare sullo stadio. Walter ci chiede appunto se abbiamo novità sullo stadio. E hai potuto leggere oggi, insomma, sia sul sito che sul Romanista di oggi. Abbiamo fatto principalmente un recap, insomma, della vicenda appunto da 2440 giorni a oggi. Ci sono state anche piccole novità nel corso della giornata, in cui si parla appunto anche di possibili
possibili nuovi fondi che potrebbero subentrare alla sì, a Parnasi. C'è la questione di Eurnova, ne abbiamo parlato ieri in collegamento con Andrea De Angelis, per cui appunto deve subentrare una nuova entità, e appunto è un'ipotesi quotata, è quella che sia proprio diciamo un gruppo capitanato proprio da Pallotta, dalla proprietà americana, a subentrare Eurnova. Tra l'altro intanto leggo scrive, un messaggio, vai, ci scrive anche Andrea De Angelis proprio, il nostro Andrea De Angelis, che appunto a conferma appunto dell'importanza dei mezzi pubblici nel nuovo impianto e in generale in tutti gli stadi, che sul nuovo stadio sarà fondamentale l'apporto della metro, della nuova linea di metro B che verrà allungata appunto fino a Tor di Valle. Quindi ci auguriamo tutti, perché noi tifosi della Roma ci auguriamo per forza il bene per la Roma appunto, e quindi speriamo che possa essere un fattore che porti alla costruzione di questo. Leggo anche un messaggio, un amico che non si firma però che ci scrive: felice che ne parliate e felice che siate a favore. Il vero romanista è a favore e non contro l'opera. La Roma dentro sarebbe più forte economicamente e sarebbe proprio un vantaggio avere la Sud a 8 metri dal terreno di gioco. Avremmo 10 punti in più al campionato. Seguo l'iter dal 2012, il mio sogno è entrarci all'inaugurazione. Forza Roma dalla Calabria. E poi ci scrive: per non parlare dei vantaggi alla città, verde, infrastrutture e lavoro, tutto a carico del privato. Eh sì, caro amico, che non ti firmi, diciamo che queste sono le principali argomentazioni che vengono poi portate. Non possiamo che essere a d'accordo. Favore allo stadio. Ecco, qui vedi sul sito c'è questo articolo. A firma di Andrea, sì, appunto. A firma di Andrea De Angelis. 3 sindaci, un commissario, 2 presidenti di regione, 6 presidenti del consiglio, 2 presidenti della Repubblica, 2 delibere di pubblica utilità, 2 conferenze dei servizi, 2 progetti, oltre 6 anni di lavoro. Un po' le cifre di questo prolungarsi dei tempi. E allora, se tu sei d'accordo e non ci sono altri messaggi, possiamo andare un momento in pausa e poi ci colleghiamo con Gabriele Fasanda alla redazione per iniziare un po' a, diciamo, entrare nel vivo dei temi di giornata e anche diciamo dare qualche anticipazione del giornale di oggi. Quindi ci sentiamo fra poco. A fra poco. E torniamo in diretta qui da Il Romanista TV, ecco, e ci stiamo per collegare con Gabriele Fasanda alla redazione del Romanista per un aggiornamento sulle principali novità di giornata e per una piccola anticipazione del giornale di domani. Ecco qui Gabriele in collegamento, guardate, inauguriamo proprio
questa bellissima ripresa della relazione romanista al lavoro. Che buonasera Gabriele. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Gabriele. Un po' guardiamo te, un po' guardiamo dietro, perché sai, è una novità questa, la ripresa della redazione. E beh, intanto ti chiediamo così se ci aggiorni un po' su quelle che sono le ultime notizie. Abbiamo visto che ha parlato Skriniar, tra l'altro, dal ritiro appunto della nazionale, e ha parlato anche di Schick. Sì, ha parlato in realtà anche Schick, Valerio, proprio da poco rimbalzano dalla Repubblica Ceca alcune sue dichiarazioni. Ha parlato particolarmente della nazionale, ovviamente non della Roma, però insomma c'è un legame anche con il suo momento nella Roma, perché lui ritorna in nazionale dove vuole essere protagonista e dice che appunto il suo rientro, il suo ritorno in nazionale appunto in questa sosta dimostra sempre la sua voglia di dare il massimo e di fare il possibile per essere protagonista. Tra l'altro c'è stata anche una battuta di Schick sui giocatori del Victoria Pilsen che ha incontrato nella vittoria di Champions League con la Roma, e quindi insomma si sono ritrovati poi con diversi giocatori. Uno Schick, devo dire, motivato anche dalla presenza del nuovo allenatore Silavi, dice è cambiato il clima in nazionale, quindi insomma Schick concentrato per ora sulla Repubblica Ceca. Skriniar, che sempre dal ritiro ne parla dicendo che meriterebbe più spazio nella Roma, ma con questo Dzeko è difficile. E in effetti ragazzi, credo che uno dei problemi di Schick in questo momento nella Roma sia proprio la presenza di Dzeko, non un problema, diciamo, che per la Roma è solo un problema di abbondanza, che è un bel problema devo dire, perché comunque si tiene in panchina un giocatore di talento, cosa che succede comunque in tutte le grandi squadre, che qualche giocatore vada in panchina. Secondo me comunque, ecco, le dichiarazioni di Skriniar sono anche dovute così, un compagno di nazionale che coccola un altro compagno di nazionale, in un momento in cui oggettivamente Schick qualche occasione l'ha avuta anche dall'inizio della stagione e non l'ha propriamente centrata. Però, ecco, dice una frase Skriniar, che anche se fa due gol all'80esimo un allenatore non lo toglie, si riferisce a Dzeko ovviamente, sì, perché spera una sua tripletta. Mi ricorda qualcosa questo? Sì. Mi ricorda una qualche partita, cioè Roma CSK, che è andata proprio così. Sì. Sì, ma infatti è questo il discorso, cioè purtroppo Schick sta pagando questo aspetto. Scusate. Il bello della diretta è che passano un po' tutti dietro alle mie spalle, vedrete anche il direttore. Si lavora. Anche il direttore, sì, si lavora, oggi si lavora tantissimo, tra l'altro poi ci saluti Stefano Bettoni là dietro, per favore, puoi ricapitare. Salutiamo i nostri Stefano saluti. Bettoni alle con mie un 3 sulla spalla, tra l'altro. Lo riconoscete perché ha il mio stesso taglio di capelli. Ecco, stanno facendo un po' di casino. Come giusto, c'è allegria, c'è allegria nella redazione, perché quando inizia la pausa campionato e l'ultima partita è una vittoria, c'è allegria. La scorsa pausa c'è allegria. La precedente pausa, pausa nazionale non è andata proprio così. Senti Gabri, e comunque a proposito di Dzeko, ragazzi, non so se avete visto anche le dichiarazioni di Lescott, ex compagno di squadra di Dzeko al City, adesso al Sunderland, credo, insomma sta sparendo comunque come giocatore, ha detto non aveva capito al City che veniva dopo Aguero e quindi non è stato protagonista per questo motivo, come se Dzeko non si fosse accontentato di fare la riserva ad Aguero. Comunque era solo per dovere di cronaca che ne abbiamo parlato di Edin Dzeko, ne parliamo anche in questo caso e noi ne parliamo anche domani sul giornale, se volete vi svelo qualche cosa. Senti Gabri, un altro argomento del giorno sono sicuramente le parole di Justin Kluivert dal ritiro della nazionale Under 21, questa volta olandese, in cui ha parlato insomma dei suoi primi mesi a Roma e i suoi primi mesi di rapporto con Eusebio Di Francesco. Diciamo la frase che ha colpito di più noi, ma tutti, penso tutti gli organi di stampa, è la frase riferita alla tribuna, dove lui non vuole più andare. Tu, spero di non andare più in tribuna, esatto. Poi ecco, con le traduzioni bisogna sempre stare attenti. Come il tono, qual era, certo. Ricordiamo nei famose interviste di Schick dell'anno scorso, quindi diciamo che è anche un po' banale dirlo, certo. È ovvio che Kluivert, per il tipo di giocatore che è uno che vorrebbe giocare sempre, spaccare tutto sempre, e per fortuna. Tu come la vedi? Secondo me sono un giocatore, dica così, io direi la stessa cosa da giocatore, nel senso che penso che un giocatore che ha l'avvenire quasi garantito come Kluivert, che insomma è sicuramente adesso entrato anche nei pretendenti al pallone d'oro Under 21, insomma io credo che sia normale che un giocatore dica così, e mi stupirebbe il contrario, anzi sono contento che un giocatore non voglia andare in tribuna. Poi è chiaro che l'allenatore deve fare le sue scelte, le ha fatte anche in occasione della Champions League con il Real Madrid, insomma la panchina di Madrid in qualche modo, ce l'ha detto anche Eusebio Di Francesco, era anche un segnale per far capire a qualcuno di non sentirsela troppo calda, come si dice
dalle parti di Amsterdam, ma sicuramente in un'altra maniera, non come ho detto io. Per cui io sono fiducioso, è chiaro, lui ha molto da dimostrare ancora, però qualcosina l'ha già dimostrato, quindi si sente importante. Ha tra l'altro alle spalle un procuratore come Raiola, che sicuramente, diciamo così, nella sua scuderia di solito ha giocatori di sicuro avvenire e in qualche modo lo saprà consigliare per il verso giusto. Però è chiaro che in questo momento il giocatore deve farsi vedere, è normale che dica queste cose, sono contento che comunque sia così carico, insomma. Senti Gabriele, vedo che fervono i lavori lì dietro e appunto ci dai qualche anticipazione di su cosa troveranno i nostri lettori in edicola domani mattina? Beh, chiaramente ci occuperemo, Valerio, intanto della nazionale, che questa sera in una giornata importante per le nazionali azzurre, perché oggi è il 10 ottobre ed è stato nel 98 l'esordio in nazionale di Totti, ricordiamolo, con la Svizzera 2-0 a Udine. C'è mai stata una diretta in cui non hai nominato Totti, Fasan? No, in effetti no, anche la notte lo nomino, però detto questo, noi parleremo della nazionale ovviamente sul giornale, perché giocherà molto probabilmente Florenzi, forse non giocherà Pellegrini, ma forse lo vedremo anche. Tra l'altro Mancini sembra rientrato a schierare il 4-3-3 con Bernardeschi, falso 9 e Chiesa, Insigne ai lati. Siamo anche un po' curiosi di vedere questo. Poi ovviamente parleremo della società, nel senso che comunque in questo momento di sosta andiamo un po' a indagare, a vedere quello che succede nel mondo Roma da Trigoria, e parleremo anche dello stadio, perché è un argomento che già ieri e l'altro ieri abbiamo approfondito sul giornale, lo faremo anche oggi su Domani chiaramente in edicola, perché comunque è un argomento al quale teniamo, ne avete anche parlato in precedenza, insomma, lo stadio della Roma che sono troppi giorni, quasi 3.000 giorni, tra un po', insomma, 2.444 giorni di te e di me, insomma, mi sembra un po' troppo, Cidare e comunque Baglioni. Ne parleremo. Citazione baglioniana. Ovviamente, come vedete alle mie spalle, insomma, la redazione ferve di lavoro, adesso non possiamo farvi vedere altro perché insomma poi sveleremo troppe cose, quindi però vi salutano tutti. È un bellissimo panorama, c'è anche un tramonto su Monteverde là dietro che è molto, molto male. Caratteristico. Sempre grazie molto bello, lo vediamo tutte le sere poi. Sì, un po' siamo abituati. Grazie mille Gabriele, ci sentiamo ciao, per Gabriele. Il prossimo collegamento. Grazie a voi, ciao, ciao, ciao. Eccoci qui, insomma, abbiamo sentito anche Gabriele Fasan che ci ha fatto un riepilogo delle principali notizie della giornata e ci ha dato una piccola anticipazione di quello che potrete leggere domani sul Romanista. Senti, allora passiamo, diciamo, sì, alla chiusura con un ricordo un po' nostalgico. Un ricordo, anche una notizia. Oggi Burdisso ha lasciato il bandito. Il calcio. Un giocatore passato per Roma con alti e bassi, ma che comunque, come a livello, penso che a livello, al di là di del livello tecnico, insomma, sportivo, a livello umano, ci è rimasto nel nessuno cuore. Nessuno può dire qualcosa a Burdisso. Io mi ricordo una citazione di Claudio Ranieri in una conferenza stampa in cui a sua volta citava una frase sentita dallo stesso Burdisso nello spogliatoio, e a calcio si gioca come si vive, e questo per me era l'emblema del Burdisso giocatore. Te, se dovessi dire un tuo ricordo in particolare su Burdisso? Il mio ricordo più bello su Burdisso è il primo, ovvero quando Burdisso viene alla Roma e esordisce a Genova e senza subito aver dopo mai fatto un allenamento a Trigoria con la squadra. È già quello mi fece capire un po' che avevamo preso comunque uno che dal punto di vista caratteriale era forte. Andiamoci a vedere un attimo quello che lui ha scritto per... Ecco, no, scusatemi, ho messo la redazione. Hai visto, un po' tipo Grande Fratello, no? Sì, diciamo, sì. Accendiamo queste 24 telecamere. 24 ore su 24 sulla redazione. Eccolo qua, Burdisso dice addio al calcio, ho fatto tutto quello che sognavo da bambino. Bellissimo, secondo assolutamente me. Assolutamente. La foto anche del post che adesso ecco, vedrete. Ecco, questo è il suo post su Instagram. Lui è Maradona, quindi per un argentino probabilmente è il non plus ultra. E scrive... Grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso, addio alla mia famiglia, ai compagni e alle squadre, allenatori e soprattutto tifosi. Il calcio è il mio strumento per essere felice e migliorare ogni giorno come persona e continuerà ad esserlo, quindi rimarrà nel mondo del calcio, immaginiamo. Assolutamente. Sono orgoglioso e soddisfatto, e poi, scritto maiuscolo, ho fatto tutto quello che sognavo da bambino. E ha taggato alla fine tutte le squadre tutte in le cui squadre. Ha giocato. Il Boca, l'Argentina, l'Inter, la Roma, il Genoa e il Torino. Beh, secondo me è un bel modo per chiudere. Assolutamente, perché... no, non è stato banale come magari possono fare la maggior parte dei giocatori. Io personalmente, come ricordo, sono legato molto all'esultanza del gol di De Rossi in quel famoso Roma-Inter 2-1, dove lui fa il colpo di testa che viene parato da Giulio Cesar e viene ribadito in rete da De Rossi, e la sua faccia
diciamo, esultante mi è rimasta nel cuore. Vabbè, allora noi con questa immagine ci lasciamo e vi diamo appuntamento ai prossimi giorni per le prossime dirette del Romanista. Continuate a seguirci, ovviamente leggeteci domani in edicola. Ciao a tutti. Buona serata.